nel Settecento l'abate francese Saint-Pierre sostanzialmente teorizza una unione di stati europei proprio al fine di evitare nuove guerre. Parliamo di guerre tra sovrani, perché le guerre del Settecento sono sostanzialmente guerre combattute da sovrani ed eserciti di professione. C'è questo abate francese Saint-Pierre che teorizza una, ci siamo nel 1713, teorizza in uno scritto appunto una unione tra stati europei. Queste idee verranno poi riprese nel tardo Settecento, come noto, da pensatori illuministi del calibro di Jean-Jacques Rousseau, ma ancora prima da parte di Immanuel Kant, che nella sua celebre opera La pace perpetua, appunto, individua in una impostazione di tipo federale tra stati europei l'unico modo per prevenire nuovi conflitti nel vecchio continente. Queste idee poi verranno chiaramente rilanciate anche dopo di Kant, verranno poi concretizzate con la Convenzione di Filadelfia del 1787, quindi con la nascita degli Stati Uniti d'America, che nascono appunto su un'impostazione di tipo federale, mentre in Europa verranno nuovamente discusse, rielaborate, soprattutto secondo tre diverse tipologie. Vi era da un lato una corrente europeista che possiamo definire di tipo federalista, quella appunto originaria, che prevede la creazione di una entità sovrana, statuale, composta poi al suo interno da diversi tipi di stati, ma comunque un'entità federale sovrana. Vi era poi una corrente di europeisti di tipo invece confederalisti, che ebbe molto più successo ad esempio tra i Gioberti, per quanto riguarda l'Italia. Gioberti però si ispirava addirittura al collante religioso, quindi alla figura del Papa. Ma poi in epoca diciamo più recente, soprattutto nel Regno Unito, in Gran Bretagna, no? Abbiamo queste correnti di pensiero. Gioberti, ma anche Cavour in Italia, presupponeva, perché Cavour chiaramente, essendo molto legato alla monarchia Savoia, presupponeva un'Europa tra stati. E anche un po' l'impostazione mazziniana, se vogliamo, perché i Mazzini poneva la nazione al vertice di tutto. Quindi questo europeismo risorgimentale è tendenzialmente confederalista. Quello federalista invece, per quanto riguarda i risorgimentali, quindi approfitto insomma del suo intervento, abbiamo figure come quella di Cavour-Cattaneo, che è la più importante, Cattaneo, perché Cattaneo coniuga un po' il federalismo europeo col federalismo interno. Infatti viene anche preso a riferimento da alcune forze politiche, pensiamo alla Lega quando enfatizzava la battaglia. No, Salvemini era uno che ha studiato Cattaneo quando era professore a Lodi di liceo. È un po' una figura, diciamo, di quelle sorgimentali più all'avanguardia nel campo del pensiero democratico progressista. E poi vi è anche una terza corrente di europeisti, che è quella che poi si afferma con la nascita dell'Europa comunitaria, che è quella dei funzionalisti. Il funzionalismo è un po' una via di mezzo tra il confederalismo e il federalismo, perché non è né di tipo federale, dal momento che non presuppone la creazione diretta di entità sovrane federali, istituzioni federali, ma né tantomeno è accostabile all'impostazione europeista confederalista, perché presuppone, diversamente da quella confederalista, il superamento dello Stato nazionale, sebbene in via graduale. Ora, per quanto riguarda l'europeismo all'indomani tra le due guerre, si tratta di un europeismo essenzialmente di tipo federalista, proprio perché viene ripresa un po' la lezione kantiana della necessità del superamento dello Stato nazionale. E in particolare all'indomani della prima guerra mondiale viene messa in discussione quella che è l'efficacia della neonata società delle nazioni. Come noto, questa società delle nazioni, che per un po' l'ho analizzata come un esperimento che precede l'organizzazione delle Nazioni Unite, l'ONU, fallì quella che era la sua missione di salvaguardare la pace internazionale. Nacque sull'onda dell'ottimismo americano, dei 14 punti del presidente americano Wilson. E nacque anche fortemente sostenuta da quella che era l'alleanza franco-britannica cementificata sia all'indomani della prima guerra mondiale. Mi chiedo scusa, professore, che vado a interrompere, ma fallì la società delle nazioni perché c'erano presenti, dovevano farne parte, le nazioni sconfitte, vincitrici della prima guerra mondiale, e questo i tempi non erano maturi. No, in realtà fallì perché far stare nella società delle nazioni la Germania, che aveva sempre, era stata sconfitta sul campo, poi aveva dovuto accettare una pace onerosa, perché si parlava di 65 miliardi di marchi. Debiti e riparazione di guerra insostenibili. E poi gli anni 30, che sono sempre da vedere, non erano convinti i partecipanti. Poi ci fu la guerra di Spagna, quindi si definitivamente andava. Ecco, questo. Allora, tecnicamente sono due le ragioni che portano a fallire la società delle nazioni. Come noto, la società delle nazioni nacque dal Covenant, che era legato ai trattati di pace, ai trattati di Versailles. I trattati internazionali, chiaramente, per poter entrare in vigore, necessitano della ratifica da parte degli Stati membri.
quindi non occorre soltanto la firma da parte dei rispettivi governi, ma anche l'approvazione da parte dei parlamenti. Il primo problema che emerse con la Società delle Nazioni è che, paradossalmente, proprio la potenza vincitrice della Prima Guerra Mondiale, che maggiormente l'aveva sponsorizzata, gli Stati Uniti d'America, potenza che all'epoca avrebbe iniziato ad affacciarsi appunto in un contesto globale e a divenire una potenza globale, non ratificò l'accordo istitutivo della Società delle Nazioni. Cambiò la maggioranza parlamentare, la maggioranza del Congresso, da democratica passò ai repubblicani, e i repubblicani sposarono una linea isolazionista. Una linea molto isolazionista, e si rifiutarono di ratificare questo accordo. Quindi il fatto già che gli Stati Uniti non ne facessero parte fu già un grosso problema. Perché parliamo degli Stati Uniti, una potenza ormai aveva vinto la guerra, che era pronta a prendere un po' le redini anche, diciamo, della politica internazionale, perché se è vero che con la Seconda Guerra Mondiale l'Europa sostanzialmente sparisce dal consenso internazionale che conta, è anche vero che già con la Prima Guerra Mondiale viene un po' anticipata questa tendenza. E poi, in secondo luogo, la Società delle Nazioni non prevedeva meccanismi, diciamo, vincolanti per quanto riguardava il rispetto delle sue decisioni. Era sostanzialmente un'organizzazione internazionale tipo classica, demandato quindi alla volontà dei rispettivi stati membri di dare efficacia o meno a quelle che erano le decisioni di presa. Poi, come noto, come lei appunto diceva, negli anni 30 abbiamo una serie di sconvolgimenti. Già nel 22 in Italia arriva al governo un certo Benito Mussolini, quindi si afferma il fascismo, che nel 1925 formalmente diviene un regime appunto totalitario. Col discorso poi del 1925, del 3 gennaio, poi nel 26 abbiamo l'approvazione delle prime leggi fascistissime, e poi in Germania invece nel 1933 con l'ascesa al potere di Hitler, che arriva al potere per una serie di circostanze, in particolare sul contesto appunto del grande malessere che circolava nella Germania di Weimar all'indomani della guerra. Le riparazioni e debiti di guerra. Credo che bisogna pure dire il problema del sesto congresso del PACUS, quando si dedica a socialdemocrazia e quale pacifico. Sì. Allora c'è un passo, due passi indietro, perché in effetti si aspetta l'idea della svolta del social fascismo. Sì, si aspetta di fare la rivoluzione, di dare tutto addosso, poi con questo discorso molto ambiguo, fronte unico, che significa? Nelle alleanze dico qualche mio pensiero, ma fa benissimo, così non vedo anche che non molto ferrato sull'argomento. Sì, l'ascesa al potere di Hitler nasce da una situazione di malessere economico, sociale e politico che cova in Germania, proprio perché le riparazioni dei Hitler furono eccessive. Infatti Clemenceau disse non è possibile questa. Invece c'è il militarismo francese, Foch, che disse no, così è. Lì alla fine i francesi decisero di optare per una linea dura, e chiaramente poi le conseguenze sono viste dopo. Poi, per quanto riguarda l'ascesa al potere di Hitler, chiaramente fu favorita non solo dal malessere, diciamo, diffuso in Germania, ma anche da una serie di circostanze politiche, sia interne che esterne, e vide i comunisti, dovrei dire, sottovalutare il pericolo nazista, ma in realtà fu un errore di calcolo, perché con la svolta del social fascismo, i socialisti, perché loro tre, i partiti borghesi, chiaramente favorì, diciamo, l'arrivo al potere del Partito Nazionale Socialista. E quindi, per rimanere appunto negli anni 30, dicevano, le correnti europeiste hanno l'impostazione di tipo federalista e sostanzialmente spaziano, diciamo, vengono condivise da esponenti del mondo politico appartenenti a diverse correnti di pensiero, dal socialismo alla corrente popolare, quella che poi da cui nasce con la democrazia cristiana dei paesi europei, passando poi chiaramente per i liberali, per i repubblicani. Soltanto i comunisti non sposano la causa europeista nel primo dopoguerra, proprio perché all'indomani della rivoluzione del 17 il loro unico riferimento internazionalista è quello di tipo comunista. Guardano l'Unione Sovietica, la terza internazionale fondata da Lenin, e quindi per loro l'unico internazionalismo ammissibile è quello di stampo socialista, il Comintern, quindi il comunismo come unico collante. I socialisti invece, non quelli massimalisti ovviamente, perché poi il socialismo come noto si spacca, c'è una corrente, si spacca in diverse correnti, ma sostanzialmente c'è una massimalista che guarda all'esperienza sovietica già negli anni, già all'indomani del 17, poi c'è un'altra corrente gradualista invece che fa capo in Italia, ad esempio a Filippo Turati, a Modigliani e al gruppo di critica sociale, che invece, essendo gradualista riformista, guarda l'ideale europeista come nuovo internazionalismo socialista,
come nuovo, diciamo, obiettivo attorno al quale costruire una nuova società europea, e in particolare nel caso di Turati, su quale voglio soffermarmi, all'indomani dell'arrivo del fascismo al potere in Italia, l'ideale europeo viene inquadrato non solo come mezzo volto a prevenire nuovi conflitti europei, ma anche come nuovo mezzo volto a sconfiggere il nazismo e il fascismo, dovrei dire prima il fascismo e poi il nazismo. Quindi diciamo il nazifascismo proprio perché l'Europa viene considerata come l'antidoto, l'Europa Unita come l'antidoto all'emergere dei fascismi. Questa tesi poi qualcuno potrebbe anche sconfessare dicendo però anche Hitler e Mussolini avevano una propria visione europea, se vogliamo. Avevano una visione europea plasmata su gerarchie di stati, di tipo razziale, chiaramente, con il vertice della Germania. Però il problema è questo, che Turati tra la critica sociale. Sì. A una certa età, cioè i leaders hanno una certa età, infatti basta leggere il carteggio Kulishov Turati dal 23-25, lì si vede il Turati che da tutti ritenuto un vile, la famosa nota di Togliatti su stato operaio turatiano che gli dà tosse, dice un traditore. Invece lui ha una visione lucida, perché? Perché ha la sua compagna Kulishov, che era un medico, un ex terrorista, perché lei era la compagna di Andrea Costa, pertanto la negativa di terrorismo e soprattutto li aveva molto più tenuto in vita. Loro dicono per ora la legalità, cioè praticamente sono per questo Stato, diciamo gli stati europeistici, gli stati europei. Però il problema, chi è vero al piede del nome europeismo in Alessio? Carlo Rosselli, che praticamente... Adesso ci arriva Rosselli. Ecco, Carlo Rosselli che parla di Stati Uniti d'Europa nel 1933-1934 e cerca con tutti i mezzi di frenare l'espansione fascista. Ecco, perciò la partecipazione alla Spagna. Sì, dicevo, siamo con Turati, perché Turati appunto tenne anche delle interviste nell'esilio parigino, scrisse degli articoli dove appunto invocava esplicitamente gli Stati Uniti d'Europa. Però effettivamente da quella corrente poi è Carlo Rosselli che dà una maggiore sistematizzazione teorica al pensiero turista. Infatti si stacca Lussu, si stacca, non ritiene di partecipare a queste elaborazioni. Lussu, essendo un ex capitano della Brigata Sassi, e più operazione diretta della bomba, cioè aggredire. Mezzo socialisti, come noi, almeno i gradualisti erano per la via, diciamo, più, sì, più democratica, veramente. Questo punto, diciamo, li distingueva dagli altri. Sì. La proposta di Turati, infatti, viene poi presa da Carlo Rosselli, un noto fondatore del Movimento Giustizia e Libertà, socialista liberale, il quale, però, a differenza di Turati, cominciò anche ad arricchirla con una proposta politico-giuridico comunque, in particolare lui cominciò a prevedere un'assemblea federale eletta a suffragio universale, direttamente dai cittadini, e parlò, iniziò a parlare anche di Costituzione, di una Costituzione europea. Mi scusi professore, non sono professore, dottore, diciamo dottore, ho già capito la pensa. Io sono, ma sono sempre sapito dei libri, un po'. Il problema è questo, che avendo ottime, fanno vedere tutti i capitotti che c'erano dei grandi geni, non c'è mai un grande genio, c'è sempre un pre, cioè qualcuno che ha elaborato qualcosa più prima di te e non in maniera completa o in maniera esaustiva, però in effetti sempre da Rosselli si parte passando poi da Ventotti. E poi, ma anche dai federalisti britannici, poi ci arriviamo. Sì, questo per quanto riguarda un certo caso Stefano. Poi dicevo, la riflessione socialista avviata da Turati viene poi appunto approfondita da Rosselli con l'idea di proporre un'assemblea federale europea e anche una costituzione europea. Poi da Rosselli passiamo anche ad altri esponenti del socialismo italiano, e poi faremo anche qualcosa sul dibattito socialista all'estero, in particolare Silvio Trentin e Ignazio Silone. Ora, per quanto riguarda Trentin, il suo contributo si rallaccia proprio al pensiero di Cattaneo, quindi Trentin cominciò a parlare della federazione europea, però connessa ad un federalismo interno anche, quindi una maggiore autonomia all'interno degli stati che avrebbero dovuto partecipare. Mentre per quanto riguarda Ignazio Silone, lui si impegnò soprattutto a tessere una rete di contatti internazionali con altri movimenti europeisti del primo dopoguerra,
avviando un lavoro dal quale poi sarebbe nata l'Unione dei Federalisti Europei, che era una sorta di internazionale federalista che univa i diversi movimenti federalisti, anche il movimento federalista europeo che poi Altiero Spinelli avrebbe fondato nel 1943. Ad esempio, questa Unione dei Federalisti Europei avrebbe favorito negli anni 40 la formazione di movimenti federalisti all'interno anche delle assemblee costituenti dei paesi europei che all'indomani della Seconda Guerra Mondiale stavano avviando un po' la ricostruzione politica dei rispettivi paesi. Il dibattito europeista poi, chiaramente, almeno quello più famoso, avviene, del primo dopoguerra, avviene all'estero, in particolare attraverso l'azione di due movimenti europeisti, uno il movimento Pan-Europa e l'altro è il movimento Federal Union. Il movimento Pan-Europa viene fondato già nel 1922 dal conte di nazionalità austro-ungarica, diciamo austriaca, Richard Pudenov-Kalergi, il quale appunto presuppone una federazione europea che dovrebbe scongiurare i rischi di nuove guerre, fine della Santa Guerra, no? Cioè una federazione europea come antidoto allo scoppio di nuove guerre sul suolo europeo. Una federazione europea che dovrebbe unire tutti gli stati europei, ad eccezione però, secondo questa impostazione, che verrà poi ripresa dal ministro degli esteri francesi Aristide Briand e posta all'attenzione dell'Assemblea generale delle Nazioni il 7 settembre 1929, secondo questa impostazione però dovrebbero essere escluse sia l'Unione Sovietica e sia la Gran Bretagna. Quindi abbiamo già una delimitazione territoriale di un progetto di federazione europea, tutti assieme, tranne però la Gran Bretagna e l'Unione Sovietica. Perché? L'Unione Sovietica, ovviamente per la sua natura di regime totalitario, che mal si coniugava appunto in un'Europa che si presupponeva democratico-liberale, e la Gran Bretagna invece perché, essendo comunque un'isola, ma non tanto perché un'isola, era una potenza coloniale di primo piano, l'impero britannico era molto più esteso e più solido di quello francese e di altre potenze coloniali. Siamo sempre in un periodo, diciamo, precedente alla Seconda Guerra Mondiale, quindi un periodo ancora dominato dal vecchio imperialismo. Si riteneva già all'epoca che un po' l'imperialismo, l'impero britannico, mal si conciliasse con una federazione europea, che gli interessi coloniali di questo paese, di questo grande paese, era la potenza dell'epoca, la Gran Bretagna, si riteneva che appunto consassero un po' con quelli che erano le aspettative e gli obiettivi di una federazione europea preposta a un mantenimento della pace. C'è molto presente che l'Inghilterra era sempre una potenza imbattibile sui mari. Esatto. Cioè allora la marina aveva un peso come ora l'aviazione, è enorme, è primario, perché conoscere i mari significava conoscere come prendere il mondo. Esattamente, infatti pure la prima guerra mondiale era nata proprio dalla rivalità anglo-tedesca sui mari. Sì. E quindi il movimento Pan-Europa poi viene ripreso dal ministro degli esteri francese Aristide Briand e posto all'attenzione della Società delle Nazioni. Però non è che tenne questo grande seguito di 27 paesi membri a cui fu prospettato, 27 paesi membri dell'allora Europa, intesa come entità geografica che andava dall'Atlantico al Giura, letteralmente, fatta esclusione per la Gran Bretagna, ripeto, per l'Unione Sovietica. Paradossalmente, visto che si parla di Adriatico durante la guerra, soltanto la Bulgaria e l'allora Stato jugoslavo decisero di sottoscrivere, ma tutti gli altri paesi sostanzialmente sì. No. Poi ripeto, siamo in un contesto delicato, quello della fine degli anni 20, in cui diciamo si sarebbe poi arrivata alla nuova crisi, alla grande depressione, ma c'erano soprattutto questi rigurgiti nazionalisti comunque che impedivano l'attuazione del disegno, qual era appunto quello federalista. Quindi sostanzialmente nel 1931 questa proposta di Briand, che nasceva dal movimento Pan-Europa di Kalergi, che prevedeva anche la creazione di un segretariato, di un comitato politico permanente, di un'assemblea, sostanzialmente tramontò. Un secondo movimento federalista nacque invece proprio dalla Gran Bretagna, in questo caso la Gran Bretagna invece viene prevista come partner di questo disegno, nacque per iniziativa di alcuni federalisti britannici vicino a quei nomi, Charles Kimber, Patrick Ransom ed Eric Bromsley, i quali presero spunto dall'opera Union Now di Clarence Stride. Sostanzialmente questi intellettuali, di estrazione prevalentemente economista e liberista, ritennero che una federazione europea potesse essere costruita su una base di impostazione di tipo democratico-liberale e liberista per quanto riguarda l'economia, proprio perché loro ritenevano che una federazione europea potesse funzionare respingendo sia l'economia di tipo socialista, quindi l'economia dirigista. Dirigista, ma anche l'economia di tipo capitalista più verso. Cioè loro dicevano sostanzialmente
un'economia liberista, ma comunque regolata. Di questi intellettuali, il più importante era quello, il federalista britannico Lionel Robbins, il quale appunto, lui sostanzialmente ritenne, scrisse anche una serie di opere importanti, ve le cito alcune. La prima era Economic Planning and International Order, la seconda An Essay on the Nature and the Significance of Economic Science, e soprattutto poi la terza opera, che è quella che influenzerà il pensiero di Rossi e Spinelli, a proposito di originalità, che non c'era nel caso di Spinelli da questo punto di vista, The Economic Causes of War. Quest'opera in particolare sosteneva appunto che smentiva un po' la tesi social comunista che individuava nell'ordinamento capitalista e borghese le origini delle guerre, delle ultime due guerre, in particolare la prima guerra mondiale, perché all'epoca ancora non c'era stata la seconda. Questi federalisti britannici, con diciamo guidati da Robbins, sostenevano invece che le guerre nascessero non dal capitalismo, bensì dallo Stato sovrano assoluto, dallo Stato nazionale sovrano assoluto. Quindi lui, ricollegandosi al federalismo appunto tradizionale, diceva bisogna creare una federazione europea, perché è l'unico modo per evitare nuove guerre. Le guerre nascono non dal capitalismo, come sostengono i socialisti comunisti, bensì dagli Stati nazionali. E sì, questa è una teoria che è andata fino agli anni Ottanta. Cioè che il capitalismo, a sinistra del marxismo, si pensava che avesse qualcosa di naturale, di aberrante. Invece abbiamo visto che con il profitto, questo è un fatto, cioè la natura negativa del capitalismo non esiste. Esiste dove opera il capitalismo, che se viene condizionato male produce anche l'altro. Però il capitalismo non è solo negativo. No, assolutamente, cioè, poi ci sono anche sì, quello più di questo è stato avanti il dibattito degli anni Ottanta, pure pensando allo sbretolamento dei Balcani, ecco, e la IRE 9, perché tutti il classico disegno era capitalismo o socialismo russo, guerra, invece non è così. Cioè secondo me bisogna ripensare gli anni Ottanta in questo senso, 70-80 a livello europeo e sì, questo è sicuramente un vedere da quello comunista, diciamo, di stampo più marxista all'inizio, perché non come noto c'è il Brezhnevismo, era buono ed era cattivo, che sia buono perché era una dittatura un po' blanda, e soprattutto non andava oltre la Russia, cioè non aveva un disegno straniero. No, quello no, però comunque Brezhnev aveva teorizzato la dottrina della sovranità limitata. Sì, sì. Che poi l'hai favorito, era una rielaborazione di Khrushchev del 53, l'Ungheria, quando fa sì, che sì, era la Germania del 53, va bene, no. Andiamo avanti. Sì, comunque era una dittatura, diciamo, più morbida di quella staliniana, sì, fondata sul culto della personalità, questo almeno sì. Ora, tornando a noi, quindi, dicevo, c'è questa schiera di economisti federalisti britannici, riunite attorno a questo movimento Federal Union, che è il secondo movimento europeista, diciamo, per importanza dopo il movimento Pan Europa di Carnegie, i quali appunto individuano, pongono il problema della nascita della federazione europea come antidoto alle nuove guerre, ma soprattutto, per vederlo un po' risvolti pratici, se il movimento Pan Europa di Carnegie aveva perlomeno favorito l'ideazione del memorandum di Aristide Briand di una federazione europea opposta alla società di nazioni e poi fallito, invece la proposta del movimento Federal Union favorì l'elaborazione di un nuovo memorandum, questa volta firmato da Churchill, primo ministro britannico, che era quello della creazione del progetto dell'unione doganale franco-britannica proposto nel 1940. All'epoca ci furono diversi progetti di unione doganale, bisogna ricordarlo. Si enfatizza molto Spinelli, l'europeismo di Monnet, Schumann, funzionalista, però dei progetti comunque nel primo dopoguerra, come noto, non mancava. C'era quella unione doganale franco-britannica del 1940, nel 1947 ci sarebbe stata quella unione doganale italo-francese, cui lavorò Carlo Sforza, un altro degli europeisti, diciamo, di questo periodo, e quindi progetti comunque interessanti che in alcuni casi hanno poi favorito l'elaborazione successiva. Ci fu pure quello a Lugano, quel movimento che stava pure Parri, Salvemini, Ernesto Rossi, che fu il 1000, credo che sia come sigla, c'era un essendo a Lugano, stava proprio il fratello Egidio Reale, un'altra, sì, fu un'associazione, ecco, di un fatto culturale che poi ebbe la versione tremenda
dei comunisti italiani che dicevano servi il liberalismo, specialmente per lo Spagna, attaccava. Qui però credo siamo già andati attaccare, veniva attaccato Spinelli, che era stato un ex comunista, e poi il traditore, questo linguaggio pesante. Sì, queste sono poi vicende che troviamo nella seconda guerra mondiale, perché sì, l'esilio svizzero. Dopo la seconda guerra mondiale. Dopo, però già nel 43 con l'esilio svizzero, sì. Cioè l'esilio svizzero praticamente, sì. Durante la guerra civile molti italiani liberati dal confino andarono in Svizzera, perché col governo Badoglio non era molto chiaro il trattamento di riservarsi per essere comunista. Quindi nel dubbio si rifugiarono in Svizzera, dove appunto lì i fermenti federalisti vennero coltivati. Ci furono questi confronti, scontri con i comunisti. Schiavetti, per esempio, era una figura di primo piano, anche se poi diventò stalinista, senatore del PSI Moraliano. Schiavetti era un europeista, repubblicano di origine, originalista, poi. Ma in effetti era, come ha detto lei, cioè non c'era una chiarezza ancora. Ma poi si guardava alla, che cosa stava avvenendo nel campo di battaglia, cioè gli sbarchi, non gli sbarchi. Anche perché noi perdemmo un'opportunità il 4 giugno a Roma, fu liberato, doveva avere un certo seguito, invece ci fu lo sbarco in Normandia il 6 giugno. E certe date sono importanti a saperle, perché ti fanno capire che un'Italia non è che fu incapace, ma io l'avrei avuto. Quella sì, la vicenda della di Roma, poi pure. Vabbè, lì c'era il problema della mancata insurrezione, se vogliamo. Sì, vabbè, diciamo, pesava un po' di coscienza di antifascisti. Con le tabù, la mancata insurrezione. Sforzi persino Napoli, sì, a Genova, Torino e Milano. Però bisognava salvare lo Stato e l'arte, anche se tutto erano. C'è chi dice che il problema fosse il romano, però non voglio toccare, diciamo. So se qualcuno. No, c'è stato Dunini. Però Dunini è uno scontro durissimo con l'intelligenza comunista, i trombatori ed altri, quando disse voi non avete combattuto, e quelli gli disse tu che stavi in America, che hai fatto? Stavano degenerando le cose, chiudiamo. Qualcuno avrebbe anche voluto dire Togliatti sia stato 20 anni al sicuro a Mosca, quindi durante tutta la fase. Togliatti era un realista, disse, perché non dobbiamo essere realisti? Cioè, fatti uscire senza combatterli. Dai, in effetti ci fu anche un dissidio interno al PC, fortissimo, anzi all'epoca era ancora partito comunista italiano. C'era il problema appunto del c'erano due correnti, quella più interventista, no, perché proprio sul problema della liberazione di Roma in particolare. Sì, sì, ricordo. Anche perché c'era stato lo famoso sbarco di Anzio sbagliato, lì furono le retate. Beh, Vassalli non sopravvissuto a quei, perché fu massacrato di botte dei nazisti. Fu preso e intervenne quello di Cesco per liberare. Poi c'era la strage di Fossa Ardatini, ma non anche errore, infatti, che ebbe dei postumi durante il 40, con Amendola del 46-47, perché avete fatto quella cosa? Cioè, sì, non certo da Amendola. Lo so, io ho fatto una tesi di dottorato su Amendola e l'Europa, ricordo anche questa vicenda. Ma c'erano due processi in Cassazione pure. Sì, Calamandrei fece. Sì, la questione poi fu liquidata lì perché si ritenne un atto di guerra. Non se ne parla più, come l'assunzione di Cederacino nel PC, non dire che tu eri uno che dava fastidio al confine né con le tue domande, non sei assolto. Dove vedi qua, altrimenti fuori. E niente, quindi. Cioè queste storie dell'Europa non furono, questo è in effetti come lui dice, non furono facili da far assumere, assorbire. No, ma poi ripeto, era un contesto comunque segnato dalla guerra in corso che sarebbe esplosa ed altri riferimenti internazionali. I comunisti per esempio mantennero questo legame solido con l'Unione Sovietica, c'era il Comintern e quindi sino al 43 c'era il Comintern, quindi chiaramente per loro l'unica non aveva, ma era comunque i socialisti e quelli che per Realpolitik, per esempio Sandro Pertini fu uno di quelli che quando era confinato con Spinelli inizialmente si stava avvicinando un po' al federalismo europeo. Però poi quando si trattò appunto di sostenere attivamente questo disegno, preferì tirarsi indietro perché all'epoca il partito doveva comunque mantenersi alleato con Mosca. Il Partito Socialista Italiano, ricordiamoci, in quel periodo era il più marxista, il più vicino a Mosca. Ecco, se vuole posso dire qualcosa. C'era la necessità di mantenere l'alleanza con il Partito Comunista. Io mi sono laureato come seconda laurea in lettere con Ennio Corvaglia sugli Stati Uniti d'Europa dal 1943 al 1957.
In effetti il filone socialista europeista lo teneva Saragat, Silone, Levi, tutto il mondo ebraico, mentre il PSI aveva firmato il patto di unità d'azione nel 1946, dopo il primo patto del 1934. Cioè qui c'è in effetti l'intuizione di Angelo Tasca, che era diventato socialista, anche se lo accusavano di essere stato un uomo di vicino, perché doveva... Si era fatta, cioè Nenni aveva voluto di nuovo questo Nenni qua, Morandi, cioè Basso, riproposero il patto di redazione. Questo non convinse Saragat, infatti si incominciò ad allontanare, tant'è vero che avvenne la famosa scissione del 47 di gennaio. Quando il PSI armi e bagagli è passato nel campo sovietico, perché in effetti veniva finanziato e soprattutto Nenni era l'uomo di riferimento, il filone socialista lo prese Saragat, il quale si adeguò allora alla famosa carta di Francoforte del 51, anticomunista, europeista, però limitato. E se questo discorso andò fino al MEC, ecco, l'Ox che lei ha detto, carbone e acciaio, come CECA, e allora il problema è questo, che la socialdemocrazia italiana si adegua alla socialdemocrazia francese e quant'altro in quel senso che c'è il muro, c'è il centrismo in Italia, ci sono i comunisti e i socialisti di Neri, ma il primo disgelo è l'Ungheria e il disgelo è pure il MEC, il mercato economico europeo. E quello che lei dice è vero, perché per dire essere, che so, il 46 un autonomista diventa un filo comunista, tant'è vero che lui fu alcuni al comitato centrale del settembre 57, votano contro, si astengono, praticamente Riccardo Lombardi riuscì per miracolo a fare il comitato centrale a fargli dire sì per l'Europa, anzi si scelse detto l'astensione sia sull'euro comunque sulla... E qui ci sono i famosi anni indietro per dire ha sbagliato il PSI di stampo nemiano, che quantomeno doveva essere meno attivo con i comunisti su questi temi, meno partecipe, ecco. Sì, l'astensione sulla CE, anzi l'Eurodomo votarono a favore dei socialisti. No, se mi dice l'anno, perché il MEC fu il settembre 57 dopo il congresso di Venezia. Sì. Che Nenni fu messo in minoranza dalla parata. Eh sì, in quel periodo, perché poi il primo gennaio del 58, l'anno dopo, entrò in vigore. Poi tutto cambiò, perché poi... sicuramente sul MEC, mi ricordo questo. Poi perché, anche perché nel 59 Nenni prese in mano di nuovo il partito in senso autonomista e le cose cambiarono. Però l'Europa, i vecchi socialisti non ne sono accorti per tanti anni, non era questa fine, no? Solo Turati. Non era nemmeno nella socialdemocrazia che era un grande... Il problema era un patto elettorale, ecco. Sì, ma poi l'Italia pesava il patto di datazione con i comuni fino a 56 anni, sì, le cose cambiano. Ma soprattutto cambia dopo il 59 a Napoli, il congresso di Napoli viene partito in mano. Ma prima, io non lo so se i socialisti avrebbero fatto quello che fecero dopo con Nenni, se fosse vissuto Morandi, vale la questione di CSS. Va bene, grazie. Comunque, per chiudere insomma questa discussione, no, quello che voglio dire è che sebbene questo europeismo del primo dopoguerra, del periodo attuale tra le due guerre mondiali, non sia sfociato in progetti concreti che abbiano avuto successo, ma si sono limitati a progetti rimasti sulla carta, però è anche vero appunto che riflessioni successive che avrebbero avuto più successo, come quella di funzionalista di Monnet Schumann, ma anche il pensiero federalista di Spinelli, che viene datato con il manifesto del potere nel 1941, è vero che si ispirava a dei precedenti. In particolare mi preme sottolineare che l'elaborazione di Spinelli, per quanto sia originale su alcuni aspetti, su altri invece deve un po' qualcosa, ad esempio al federalismo del federalista britannico, economista britannico Robbins, il quale appunto, sostenendo la necessità di una federazione europea partendo dall'economia, avrebbe poi favorito il disegno. Proprio perché sia Spinelli che Ernesto Rossi si convinsero della riflessione federalista leggendo The Economic Causes of the War, scritto dal britannico Robbins.
Spinelli, chiaramente poi sappiamo le vicende successive quali sono, anche nel periodo dell'esistenza nacquero nuovi movimenti, diciamo, europeisti. Beh, c'è anche l'aggancio di Colorni, che era di... Sì, Colorni è il terzo autore, diciamo, del manifesto. Poi c'è il cognato di Colorni, Richman. La moglie. Ursula moglie, era la moglie di Spinelli. No, allora Ursula Richman era la moglie di Colorni. Sì, che si separarono. Sì, poi dopo sarebbe divenuta la moglie. La moglie. E poi lei aveva un fratello che è stato il maestro di una razza dell'indiano, ormai. Il fratello della moglie, la Richman, aveva un fratello che era un noto economista, Amartya, come ricordo, il famoso economista indiano, Amartya Sen. Sì. Ah. Il suo maestro era il cognato di Arturo Spinelli. No, non lo sapevo. Sì, questo lo può vedere. E niente, quindi insomma si chiude qui diciamo la mia parte, quella sull'europeismo e l'europeismo, proprio per sottolineare che alcuni aspetti verranno poi ripresi successivamente, in particolare in Spinelli, appunto, perché alla fine l'originalità di Spinelli c'è, però la sua era anche l'impostazione originale, compresa nel manifesto di Metodena, era un po' l'approccio leninista alla causa europea, lui sosteneva appunto la necessità di un partito federalista. Ma in effetti, dottore, che prendesse il potere, diciamo, il leninismo è sempre avvincente, però gli ex comunisti lo mettono sempre in pratica, non i comunisti, gli ex comunisti. Cioè Cucca Magnani... Come era Spinelli, perché Spinelli era stato comunista già. Vabbè, ma lui era uno studioso, però era anche un tipo da cibere. Sì, lo so. Era un figlio di Pugliesi, di Barletta. Va bene. Mi chiudo qua. Adesso. Io rispetto all'intervento interessantissimo del dottor Galasso, in realtà il mio era previsto come molto più tecnico, avevo infatti preparato delle slide proprio per rendere anche visivamente un po' più avvincente una questione che in realtà è tecnica, perché in una 2 giorni di convegno dedicato al tema della prima guerra mondiale in connessione con la sponda dell'Adriatico, dell'area balcanica, io in realtà volevo parlare di prospettive di pace e di maggiore integrazione nell'area dell'Unione Europea in riferimento proprio all'area balcanica, quindi in riferimento ad una precisa strategia che l'Unione Europea sta portando avanti, che riguarda una macro regione dell'Europa e che è appunto quella adriatico-ionica. Infatti avevo intitolato, diciamo, l'insieme di slide un ponte verso i Balcani, quindi volevo presentare molto più brevemente al dottor Galasso la strategia vista proprio nella prospettiva di una futura adesione di questi paesi appunto all'Unione Europea. In realtà il Trattato di Roma del 57 non prevedeva forme di cooperazione territoriale dell'Unione e quindi si facevano rientrare un po' nell'ambito della politica regionale tutte le azioni di sostegno alle aree, diciamo, di confine. Ed è dall'89 che in realtà si avvicendano 3 diversi programmi chiamati Interreg, che poi nella programmazione dal 2007 in realtà rientrano proprio nella cooperazione territoriale europea, che poi nell'attuale ciclo di programmazione è proprio uno degli obiettivi, diventa proprio uno degli obiettivi strategici fondamentali. È espressione di che cosa la cooperazione territoriale europea? Della cosiddetta politica di coesione, che nei trattati attuali, quelli di Lisbona, ha un ruolo fondamentale, anche la strategia Europa 2020 lo esplicita chiaramente. Il fine è quello di cercare di livellare il più possibile delle situazioni di gap, cioè di squilibrio appunto, sociale, economico, territoriale, fra le varie regioni d'Europa. E infatti si parla di cooperazione territoriale che può assumere 3 diverse forme, quella transfrontaliera tra regioni limitrofe, transnazionale su, diciamo, aree più ampie e interregionale fra regioni appunto europee. Si parla attualmente di macro regionalizzazione della politica di coesione dell'Unione Europea, perché questa politica di coesione si esprime sempre di più per macro regioni appunto all'interno dell'Europa, e quindi ne abbiamo individuate 3, diciamo, l'Unione Europea, a parte quella di cui voglio brevemente parlare oggi perché riguarda appunto l'area interessata al tema del convegno, ce ne sono state altre 3 prima, a partire dal 2009, una che riguardava appunto l'area balcanica della regione, della regione del Mar Baltico, una seconda la regione del Danubio, e nel 2015 è stata inaugurata la strategia dell'Unione Europea per la regione alpina. Quella invece relativa all'area dei Balcani, la cosiddetta strategia per la
la macro regione Adriatico Ionica, è stata presentata ufficialmente nel giugno del 2014 con una comunicazione della Commissione europea, accompagnata poi da un piano d'azione. L'obiettivo alla base di questo genere di strategie è quello di individuare dei pilastri, che poi sono delle macro aree di intervento, i punti focali, diciamo, dell'intervento su quale appunto ci si vuole concentrare, che rappresentano un po' quelle sfide comuni a regioni di diversi stati dell'Unione Europea, per cui si raggruppano appunto per aree geografiche, ma nell'obiettivo di trasformare in prospettiva questo tipo di soggetto da semplice definizione geografica, quella appunto della cosiddetta EUSAIR, cioè quella della strategia che adesso doveva essere proiettata, ma ecco, ve la mostro, riunisce essenzialmente 70 milioni di abitanti interessando 8 diverse regioni di stati. Sì, allora, alcune sono proprio nazioni che fanno parte, stati che fanno parte dell'Unione Europea, quindi Italia, Slovenia, Croazia e Grecia sono ovviamente parti dell'Unione, ma invece Albania, Serbia e Montenegro, che pure sono interessate dalla strategia dall'altra parte del mare, sono paesi candidati, e invece la Bosnia e Erzegovina è un potenziale candidato, ma sono appunto tutti stati, cioè sono tutte regioni, sono tutti enti locali. E questi paletti, candidati fanno parte, sì. Cioè, chi lo decide? Il Parlamento Europeo? Sì, il Parlamento Europeo dalla riforma di Lisbona ha un ruolo maggiore anche nella decisione sull'adesione di nuovi stati, e sono, prima di procedere all'adesione. Non avendo l'Europa ancora una Costituzione, che non credo che ci sia una Costituzione. È stata bocciata la proposta di Costituzione. Cioè, che cosa ci unisce? Infatti stare vicini, qual è il tema? Allora, che cosa c'è? Questa è una domanda. È una domanda da $1 milione. Tra di noi non ci sono problemi di confrontarsi. Cioè. Sì, no, è una battuta per dire. Sì, cioè, è una domanda parecchio complessa. Cioè, gli ultimi tempi di come procedere. Da quello che ho letto io c'è sempre, come si dice, il patteggiamento e la via diplomatica. Da sempre che c'è. Della nobiglia, sto dicendo a tutti. Ecco, gradirei di sapere che problema c'è questo fatto dell'accoglienza degli emigranti in queste realtà che stanno per nascere. C'è il problema di 70 milioni, si ha detto lì. Cioè, soltanto in relazione a quest'area interessata dalla strategia. Se aggiungono altri 3-4 milioni, che succede? Ma infatti. Chiedo scusa se ho anticipato. Non è una questione di. Ma stiamo qui chiarendoci un po', sì. Perché se uno legge tutto o legge parecchio, meglio questi colori. Ma diciamo che le strategie macroregionali rispetto all'area dei Balcani sono espressione sia di politica regionale che in realtà, come diceva giustamente lei, anche di politica estera dell'Unione Europea, perché in realtà, per come l'ho interpretata, cioè, io studiando... La Mogherini non mi convince. Eh? La Mogherini a me non convince. La vedo molto debole. No, io invece che ho letto parecchio di Javier Solana, che era lo spagnolo al tempo di González, quello era amaro, e amaro in che senso? Era puntuale nelle sue, e infatti era il nipote di Madariaga, il famoso liberale spagnolo, però era abbastanza capace. Quindi lei trova la Mogherini troppo. Il problema della Mogherini è già il ruolo che le riveste, perché non è un ruolo decisivo, la sua carica non è una carica. Dottoressa, per me chi deve fare certe cose deve essere venire dalla scuola dell'ambasciata. Se tu non sei l'ambasciatore, è come, che so, un giurista senza le fondamenta del diritto, lasciamo stare, ecco. Prendiamoci un caffè, secondo me. Io non sono il che si mette sulla minestra, però, insomma. No, se posso fare un'osservazione. Cioè, io sono questo Giuliano Annazza, da inaffidabile, ma è un uomo di Stato. Sarà inaffidabile perché, come hanno spinto Fiorentino, pur essendo siciliano, però... Se posso fare un'osservazione su questo, no? Lungi di me difendere la Mogherini, voglio dire... No, ma anche posso una problematica di carriera. No, il discorso è questo, cioè la carica di alto rappresentante della politica estera. Lo può spiegare, perché adesso... Appunto. Cioè, è una carica che
non conta in modo rilevante nel che mesi votare comune, rimangono sempre gli stati membri, il governo degli stati membri a decidere certe cose. È una carica di coordinamento, però non è che il ruolo della Mogherini ne comporti che sia la Mogherini sia il più abile dei diplomatici di carriera in quel posto, cioè è sempre una carica all'interno della Commissione, certe decisioni però rimangono ancora in capo agli stati membri, proprio in materia di politica estera. Si potrebbe accusare la Commissione magari di non premere tanto perché gli stati accolgano. Però le posso dire, la vedranno lettori e tante cose, che ai tempi che fu, cioè ai tempi di Carlo Magno, non di Carlo Marx, Carlo Magno, c'era la valigetta diplomatica di comunisti, c'era il funzionario della sezione estera del PC, oltre ad avere dei rapporti con l'Unione Sovietica, i siti dell'Unione Sovietica, avevano rapporti col mondo arabo, col mondo socialdemocratico, cioè dipende da chi prende in mano questa valigetta e porta delle idee così. La Mogherini è vero che però ci teneva da Lima, ma da Lima per me sarebbe stato uno più capace la Mogherini, non voglio dire altro. Esplorazione tipo campo sì. Diciamo. Ma poi dove andare avanti, dottoressa? Ma si figuri, io tra l'altro adatto un po' il taglio dell'intervento rispetto anche agli interessi della platea, assolutamente, perché non ha un taglio politico, come ho detto, era molto indipendente. Io volevo giusto offrire un flash su questo. Devo parlare di valutazioni più politiche. Ma assolutamente, ma anche perché ben si accordava l'intervento della valigia diplomatica del PC, che camminava. Comunque tutta questa strategia, la Mogherini ha ben poco ruolo, in realtà riveste ben poco ruolo, perché la cosa importante che volevo far passare è che nell'ambito di questa strategia sarebbe il metodo, quello appunto prescelto dalla Commissione Europea, è quello che si chiama bottom up, cioè partendo dal basso. Cioè il fine è quello di creare un'Europa, se vogliamo, più che di stati, si avvicina un po' di più questa strategia di un'Europa delle regioni, cioè creata dalla società civile in realtà, da reti di imprese, dal mondo dell'università. Perché qual è il fine? Presentare dei progetti nell'ambito di questa strategia che siano transnazionali, transfrontalieri in riferimento appunto a quest'area, che possono essere finanziati appunto con una serie di fondi, non entro nello specifico, ma non sono, come dire, quello che voglio dire è che non sono fondi specifici creati apposta per la strategia, si utilizzano in maniera sinergica quelli già predisposti nell'ambito dei fondi strutturali, in particolare il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, e vengono quindi in questo modo finanziati dei progetti che vertono su uno di questi quattro pilastri e che sono presentati a livello appunto transnazionale, nell'ambito appunto delle regioni interessate alla macro, nella macro regione appunto, coinvolgendo attori molto eterogenei tra loro, sia privati che pubblici, e su diversi livelli amministrativi, perché la Commissione ha un ruolo, come dire, di coordinatrice di tutti i progetti, però nell'ambito, come dire, poi ci sono vari livelli di governance e vengono coinvolti sia le autorità, come dire, dei governi centrali, ma soprattutto quelle locali, e in particolare in Italia è stata creata per esempio una cabina di regia dal Ministero degli Esteri che ha proprio il compito di sensibilizzare, fare informazione, mobilitare gli enti locali e gli attori protagonisti della società civile, perché quello dovrebbe essere il fine appunto, proprio nella presentazione di progetti che rispondono appunto agli obiettivi di questa strategia fondamentalmente. Individuo brevemente i pilastri, così chiudiamo, giusto per completezza, perché sono importanti, perché sono quei problemi, cioè come dire, le regioni dell'Adriatico e dell'Ionio italiano e le regioni balcaniche interessate alla strategia sicuramente hanno profonde differenze tra di loro, però sono anche tristemente in realtà unite da una serie di problematiche che o per motivi naturali, proprio ontologici, proprio le accomunano. Una di queste ovviamente è il mare in realtà, lo sviluppo ecosostenibile del mare, delle risorse marine per esempio, il turismo, il tema del turismo sostenibile, la connettività, cioè i trasporti, sia da un punto di vista proprio di trasporti per mare, per terra, che da un punto di vista di reti energetiche. Questi sono contemporaneamente sfide comuni e anche pilastri sui quali si possono dare risposte più efficaci appunto insieme, soltanto se date insieme, quindi si parla di un valore aggiunto delle azioni che dovrebbero essere appunto espletate nell'ambito di questa strategia. Valore aggiunto rispetto a cosa? Rispetto
appunto alle azioni che sarebbero poste in essere singolarmente dai singoli attori. Cioè il fine è proprio dare delle risposte comuni meglio di come si sarebbero potute dare singolarmente, quindi affrontare insieme delle problematiche. Quindi sulla base di quattro pilastri, individuando appunto questi quattro pilastri, il primo, come dicevo, è il mare, l'economia e crescita blu. All'interno poi di ogni pilastro la strategia individua delle tematiche e poi si premura anche alla commissione di identificare delle azioni esemplificative, proprio per dare anche un esempio, come dire, per dire potete fare così, potete proporre questo, reti di imprese, piattaforme di ricerca, sviluppo e innovazione per appunto l'economia verde, eccetera eccetera. Quindi tecnologie blu, aumento di redditività e sostenibilità della pesca, dell'acquacoltura, la governance e servizi marini e marittimi sono le tre tematiche che fanno parte del primo pilastro, che viene chiamato appunto crescita blu. Quindi nell'ambito di questo pilastro si possono presentare progetti appunto miranti a questi obiettivi. Il secondo pilastro, che è coordinato dall'Italia insieme alla Serbia, perché per ogni obiettivo, per ogni pilastro ci sono poi due paesi che coordinano insieme. Nel caso della connessione della regione, che appunto è il secondo pilastro, vediamo in maniera ancora più evidente un problema comune che mai come appunto nel caso della connettività può essere affrontato, ci si può interfacciare più opportunamente soltanto tutti insieme, come fare a connettere in maniera opportuna, come dire, un'area ignorando il tuo vicino, cioè che fai, ti isoli per segmenti. Sarebbe opportuno appunto creare delle reti comuni che appunto ci colleghino meglio sia nell'interno della macroregione sia col resto dell'Europa. E quindi in relazione sia al trasporto marittimo che dell'entroterra che riguardo alle reti energetiche. In realtà questi due pilastri sono comunque connessi agli altri due, che sono qualità ambientale e turismo sostenibile, che anche sono molto importanti e che si connettono a che idea? Alla base quella di creare un brand, cioè una sorta di marchio della macro regione adriatico-ionica, per aumentare anche l'appetibilità, la competitività da un punto di vista turistico, quindi oltre all'attrattività degli investimenti, anche proprio da un punto di vista turistico di tutta la regione. Ora apro una parentesi proprio stupida: ho conosciuto una ragazza californiana che è ospite qua a Bari e lei mi diceva, giovane, sono a Bari, avevo pensato di fare un salto in Croazia. Così, per noi è qualcosa di magari più complicato. Io dico vabbè, magari vediamo quest'estate e faccio la vacanza a Dubrovnik, così. Per una persona che viene dagli Stati Uniti d'America non è inimmaginabile arrivare in Puglia. In questo senso io volevo anche sottolineare il ruolo strategico che la, appunto, la nostra regione, che in particolare nell'ambito della cabina di regia e del gruppo che all'interno della conferenza sotto regioni è stato creato proprio per studiare come presentare progetti relativi a questa strategia, può assumere, sia perché è proprio geograficamente è strategica, quindi per chi viene da fuori, da appunto posti più grandi dove le distanze sono concepite proprio in maniera diversa, venire in Puglia e fare un salto, come ha detto lei, in Albania piuttosto che in Croazia, è possibilissimo, è naturale, sfruttando appunto un ponte naturale che esiste, che è già il mare Adriatico, e quindi in questo senso, in questa cornice, bisognerebbe appunto lavorare tutti insieme, amministrazioni locali, governo centrale, nonché società civile, quindi imprese, mondo dell'università, ONG, sono tante le idee che insomma possono essere concepite in tal senso, e proprio per creare un marchio, connettività maggiori, collegati ovviamente poi al tema del turismo, quindi creare percorsi tematici. Ora ho anche visto appunto un elenco, perché in realtà nell'ambito di Adrion, che è il programma che è stato proprio presentato in relazione a questa strategia, e la prima colle si è chiusa l'anno scorso, nel marzo del 2016, il 10 maggio 2017 la commissione proprio di questo programma che si chiama Adrion ha ammesso i primi 35 progetti ai finanziamenti. Molti riguardano ovviamente l'Italia e riguardano soprattutto i temi dell'ambiente, della qualità ambientale, sia dell'habitat terrestre che dell'ambiente marino, che i percorsi per esempio turistici tematici che vanno dalla Puglia alla Croazia all'Albania, a tutte le regioni appunto coinvolte appunto nella, Chi dovrebbe gestire poi questa massa di denaro che viene messa a disposizione? Questo vorrei capire. Chi dovrebbe gestire? Gli stati membri, o poi, come succede
fino ad oggi mille rivoli dove non producono poi nulla. Guardi, questo allora, è quello che sì. In teoria, secondo quanto stabilito nella comunicazione e nel piano d'azione, non dovrebbe far capo agli stati membri, ovvero dovrebbero essere gli attori coinvolti che sono le autorità locali in realtà, cioè i soggetti proponenti. Il finanziamento va in capo ai soggetti proponenti che vincono, tra virgolette, la COL e utilizzano i fondi. Molto difetto che io interrompo. Ma lo farebbe un consorzio o un cartello o un holding? Tutti questi soggetti. Cioè questi fenomeni parabancari o fenomeni parindustriali, cioè come... Possono essere coinvolti tutti questi soggetti, sì, possono essere coinvolti... No, è importante quello che mi stai sì, dicendo. Sì, è vero, possono essere coinvolti tutti questi soggetti. Un elemento critico, in realtà, leggendo un articolo del dottor Morgese ho colto, è che in realtà... Il denaro? No, Giuseppe Morgese si chiama. Il punto debole un po' di questa strategia, per connettermi un po' a quello che diceva lei, è che gli enti locali sono stati coinvolti molto dalla Commissione nella cosiddetta fase ascendente del progetto, per cui sono i cosiddetti stakeholders, cioè i portatori di interesse, durante le consultazioni della Commissione sono stati fortemente coinvolti proprio per individuare i pilastri, ok? Questi quattro, quei quattro che avevo indicato, l'energia, blu, il turismo, benissimo. Nella fase invece discendente, si dice, cioè di attuazione e gestione della strategia, i problemi sono lì. Resta abbastanza tutto appannaggio degli stati quanto a volontà politica di appunto impegnarsi nel coinvolgere i singoli attori, che sono quantomeno eterogenei, perché vi è una sorta di cooperazione dal punto di vista di governance. Ci sono dei gruppi, come dire, tematici, uno per ogni pilastro, coordinati da un gruppo direttivo, e al di sopra c'è la Commissione Europea, va bene, però resta dal punto di vista proprio di gestione poi della strategia in termini fattivi è dipende sì molto dagli stati membri. Però nel caso dei progetti finanziati perché ammessi alla COL, diciamo, per tornare a quello che diceva prima lei, vengono gestiti poi questi fondi dai soggetti coinvolti, cioè lo Stato centrale, il governo centrale, se non ha proposto niente, se non è coinvolto nella presentazione del progetto, non dovrebbe, se non è coinvolto, cioè sono coinvolti gli enti proponenti, capofila e via dicendo. Questo è quanto. Comunque io mi fermerei qui, volevo giusto dare un flash su questa strategia. Perché che è opportunissimo, anzi io penso continuum avrei fatto, cioè, c'è un problema di rientro per me, però con lei avrei discusso la seconda parte di questo che lo interrompiamo, di questo fatto, che significa, se io ho un parco marino che è ben impostato, ben tutto, e c'è un parco marino che non è stato valorizzato in Montenegro, ecco, come se si, cioè con le autorità montenegrini io che mi devo comportare. Ovviamente. Cioè, abbiamo bisogno di trovarci e di, cioè, lei mi deve dire. Cioè, io non glielo posso. No, lei ha studiato tanti colpi, cioè, a me mi fa piacere. Io posso indirizzarlo verso lo sportello informativo dell'Unione Europea, che è all'interno del capo al Dipartimento di Scienze Politiche, la dottoressa Elena Paolino, che con la rete di Europe Direct si occupa proprio di creare dei network, cioè dei collegamenti tra questo. Soggetti, perché il problema dei progetti transfrontalieri, transnazionali è proprio le questo. Le dico questo, vabbè, il tempo che brucia per me. Bari, ogni giorno c'è una pagina di Bari sui servizi sociali. Ecco, noi abbiamo dei servizi sociali. Se vado a bussare a una città di libertaia alla nostra, avete servizi sociali, come vi comportate? Per esempio ora questa parola mitica e magica, accoglienza. Per noi ha tanti significati. Loro hanno un problema di accoglienza in Montenegro, perché è un fenomeno che è stato negli anni 80, negli anni 90. Ora come stanno le cose? C'è per sé, ecco, Saperni ma, e... Ma no, ma diciamo che il tema dell'accoglienza è sulla dai quattro pilastri della strategia, per cui Il problema è l'attuazione reale, voglio dire, di un progetto, anche perché io penso che mancano ancora oggi le risorse umane che sappiano preparate, che sappiano gestire e che sappiano gestire. Allora quindi c'è prima la formazione, a mio modo di vedere, e poi l'applicazione di un progetto, perché no, che si può, l'approccio, sono sorpassato.
dovrebbe essere quello appunto dal basso, cioè dovrebbe infatti, essere infatti io sostengo che è dal basso sempre che bisogna, come dire, mettere in moto poi una serie di processi. Perciò quindi è molto interessante, voglio dire, l'apertura che c'è insomma in maniera globale nell'Europa, però ci sono regole che non funzionano bene per, diciamo, tutti gli stati. E allora è prima regolamentare quel sistema, perché se io sono discriminato rispetto a lui ho qualche problema poi a muovermi, insomma, in sostanza, no? Questo è. Va bene, noi comunque vi ringraziamo per la